Buonasera, buonanotte amici e amiche di Quelle Iene su Tubo, ci ritroviamo qui per parlare di questi quarti di finale di Champions, Juventus e Real Madrid, terminata malamente insomma per la squadra italiana. C'è insomma. Più che Juventus e Real Madrid, direi Juventus versus Ronaldo, perché quello che ha fatto stasera Ronaldo, a parte il gol mangiato alla fine, insomma, che poteva essere abbastanza inutile, ha fatto un gol, è saltato 2 metri, ha fatto una rovesciata impressionante per il Quello che rimarrà 2-0. sicuramente fra i più belli della storia, Non ho che credo, dire, in no? generale. Troppo forte, lui è messo troppo Come forte. dicevi giustamente tu, la sfida in pratica l'ha vinta quasi si può dire Ronaldo in Sì, pratica. perché se andiamo ad analizzare la partita, fino al 2-0 la Juventus ha fatto una grande prestazione, anche se per l'errore iniziale in difesa tra Barzagli e Chiellini, insomma, che hanno lasciato libero proprio Ronaldo per l'appunto di siglare il vantaggio al secondo minuto di Non puoi gioco. concedere quegli spazi, diciamo, a Non puoi concedere quegli Ronaldo. spazi, però alla fine il match si poteva tranquillamente recuperare. La Juventus stava giocando bene, ma non è stata concreta. Allegri si è ripresa molto con i due esterni durante la partita, cioè i due esterni alti, ovvero Alexander e Douglas Costa, che non hanno inciso tantissimo nel Sì, primo diciamo che tempo. dovevano essere l'arma in più di questa Juve, però non si sono quasi Douglas mai Costa nel visti. secondo tempo si è ripreso un pochettino, invece Alexander è rimasto un po' più impiegato in fase difensiva, ma comunque fino al secondo gol la Juventus ha detto presente, poi è stato anche un po' risfortunato, ha Sono detto un po' che il Real risfortunato. Madrid primo tempo prende il palo con Kroos a due conclusioni, Dici tu, gol di Ronaldo, traversa di Kroos, avrebbe meritato la seconda rete, dici tu. no, allora, dal Tra punto di l'altro vista della c'era stato prestazione quel no, miracolo di così, Navas su sì. Higuaín, quel miracolo di Navas Miracolo su di Navas, Higuaín. la chiusura di Sergio Ramos su Dybala che è stato lanciato, era sul sinistro, ha tirato l'area, Sergio Ramos ha fatto una grande chiusura, insomma. All'inizio del secondo tempo la punizione di Dybala con deviazione. Là un po' di fortuna la Juventus l'avrebbe meritata per come stava giocando, perché ve l'ho detto, la partita, la Juventus stava facendo la partita, doveva fare il Real Madrid gestiva in quel momento. Poi dopo Ronaldo mi ha fatto qualcosa di clamoroso, cioè veramente un gol fantastico e lei è cambiata la partita, perché poi dopo 2 minuti si fa buttare anche fuori Dybala, sconcertante l'atteggiamento, l'ingenuità di Sì, Dybala direi anche in tutta la questa partita. Sì, prestazione non ha giocato estremamente. benissimo, anche se va detto che aveva messo due assist interessanti da calcio da fermo, più la punizione che qua a Ciorta poteva entrare, insomma Ciorta significa fortuna. Comunque, alla fine il risultato si è andato sul 3-0, poteva essere addirittura più ampio, perché una volta che la Sì, perché Juventus è dopo rimasta in 10. l'espulsione, sì, Real Madrid ha sbagliato. Tra l'altro, lo stesso Ronaldo ha sbagliato due. Oddio, uno no, quello sull'errore di Barzagli dove ha fatto quel pallonetto lì, sì, non ha preso la porta, però alla fine era complicato. Il Però il secondo era secondo era facile. clamoroso, insomma, Sì, ma pensa che solo forse gli sia bastato, insomma, anche perché quel gol che ha fatto gli ha preso pure gli applausi del pubblico dello stadio, voglio dire, sì, quindi beh, direi. tanto di cappello per un gol del genere, per forza deve applaudire. Comunque, stasera quello che non ha funzionato la Juventus, probabilmente proprio la difesa, ma non tanto nel complesso, perché la partita non era stata giocata male, anche dal punto di vista difensivo. Due errori però importanti sono stati quello di Diciamo. Chiellini barra Barzagli, poi Chiellini che non si è capito Quando come giochi con fonderli. squadre come Barcellona o Real, che hanno giocatori come Ronaldo e Messi, che credono siano unici Sicuramente, finché non vanno i devi pensieri loro qua, noi italiani proprio zero, non ci troviamo essere in qualche speranza. modo perfetto, evitare ogni minimo spiraglio per giocatori del genere. Comunque, fatto sta che la partita è andata così, le possibilità di successo, di passaggio del turno da parte dei bianconeri sono minime, dico minime, non impossibili, per il semplice motivo che come hanno fatto i loro tre, teoricamente potrebbe farli anche la Juventus. Vabbè, anche lo stesso Allegri ha detto che ormai è Ma chiuso, è per quasi un l'appunto impossibile, è un insomma. qualcosa che non si può. Vabbè. Però noi comunque ci speriamo ancora. Non lo so che dire. Comunque, partita che alla fine poteva finire con un risultato ancora più netto per il Real Madrid, E perché tra con. l'altro nel finale la Juventus poteva anche segnare quel gol, Sì, insomma. vabbè, Poteva quello dare un po' di brio al poteva dare un po' ritorno, di brio alla insomma. fine pure quando è entrato quadrato, insomma, non è che abbia provato a fare qualcosa, ma non Sperare è quel gol clamoroso riuscito. proprio all'ultimo secondo, guardate. Vabbè, comunque alla fine il risultato è qui, poteva essere più ampio perché dopo il 2-0, sia per il gol preso, come l'hai preso, quando prendi un gol del genere è normale che il morale va giù, sia per quanto riguarda l'espulsione di Dybala, la partita era finita, la Juventus era andata in tilt, quindi diciamo che sono state due partite molto diverse, fino al 70esimo e poi successivamente al 70esimo, successivamente al secondo quadro. Vabbè, Comunque, noi per ci chiudere, rivediamo insomma in parliamo Barcellona-Roma di domani, domani. dove facciamo gli auguri alla Roma, speriamo bene, anche se teoricamente mancheranno dei giocatori importanti, perché sembra che Nainggolan non abbia recuperato, e stessa cosa per Unger, Lundell, sì. che nell'ultimo periodo sembrava essere in grandissimo fuoco. Comunque, in bocca al lupo Roma, ci vediamo domani, e purtroppo è andata così, ragazzi, che dobbiamo fare?